Entra la moglie di mio zio, la strega, quella con gli occhi da strega, la voce da strega, mani da strega. Mi faceva una paura terribile, anche quando non c'era, se non di più. Non potevo controllare cosa stesse tramando. Siamo a tavola, sono appena tornato da scuola, lei punta dritto verso di me, come se fossimo solo noi due o nessuno ci vedesse, ma siamo tutti lì, in 2 metri, mia madre, mio padre, i miei fratelli. La luce piena di giugno entra dalle finestre spalancate. Viene dritta verso di me, si piega e mi sussurra all'orecchio. È morta. Fosse stata un'altra persona, quella rivelazione, per poco ancora nascosta a mia madre, mi avrebbe fatto sentire grande, privilegiato, prescelto, primo destinatario di una notizia importantissima. Ma lei non mi vuole fare sentire così grande, alla pari, complice. Vuole proprio terrorizzarmi e ci riesce benissimo. Sento il suo fiato nelle orecchie e sono percorso da un brivido. Mi fa più paura lei della morte. O forse sono la stessa cosa. È morta l'altra mia zia, quella buona, quella che stava da tempo in ospedale sotto la tenda ossigeno e che mi avevano fatto vedere solo una volta perché non mi impressionassi troppo. Adesso so che è morta, che mia madre piangerà, l'ultima sorella rimastale, e che ci sarà il funerale. Poi la strega dice a mia madre: andiamo, se è aggravata, meglio che andiamo. Quando mia madre torna, ha gli occhi arrossati dalle lacrime. A cena siamo ancora tutti insieme, silenziosi. La strega è a casa sua, ma non so se sia meglio o peggio. Poi mia madre, in un momento in cui siamo solo io e lei in cucina, mi dice: perché a me? Perché solo a me? Cosa pensa che io stia pensando? Come immagina io viva quel momento? Che pensa che io sia? Quanti anni ho per lei davvero? Non sei, sicuramente non i 6 anni che ho. Mi dice, lo dice a se stessa, ma allora perché a me? 2 giorni fa mi ha chiesto di avvicinare la mia faccia alla sua. Faceva molta fatica a parlare, a respirare. Il cuore, e in un soffio mi ha sussurrato: sono pronta. La zia è buona, quella che adesso è morta a mia madre. Quest'altro segreto da grandi, quest'altra rivelazione o confessione o confidenza avrebbe dovuto consolarmi, rassicurarmi, rasserenarmi. Ma io avevo provato un altro brivido lungo, come quando improvvisa mi veniva la febbre. Non ho più dimenticato quella scena, quella frase. Sono pronta. No, ma come sono pronta? Nessuno è pronto a morire. Nessuno può esserlo. Non sarebbe la morte, ma un'altra cosa se uno potesse essere pronto. E non importa se ha un brutto male terminale, se lo sa che sta morendo, se è stato colpito da un proiettile al cuore, se ha dolori così grandi da invocarla, la morte. Nessuno è pronto, neanche se è in coma da anni, neanche se si suicida avendo preparato tutto meticolosamente. Neanche se si fa accompagnare in Svizzera per una morte dolce, scelta, dignitosa. Nessuno è pronto, neanche se crede in Dio, nell'aldilà, nel paradiso. Neanche se è sicuro che vedrà il suo Dio finalmente, che vivrà in eterno, che sta per entrare in una vita migliore, in un mondo migliore. Neanche se è sicuro che finalmente ritroverà il grande amore che l'ha preceduto nella dipartita. Neanche se aspetta questo momento da tanto e magari da una vita. Nessuno può essere davvero pronto.
neanche se muore come un martire per la sua fede, neanche se si fa esplodere per Allah, neanche se viene crocifisso perché crede in Gesù e cerca di convertire gli infedeli, neanche se è Gesù, che infatti nel momento supremo si ribella, si dispera, grida, cerca di scampare al proprio destino o missione, come vi pare, e urla: Padre, perché mi hai abbandonato? Alla faccia, scusate, neanche se agonia il ricongiungimento col padre, neanche se è così disperato da preferire la morte a ogni cosa, o così saggio e filosofo e in pace, arguto e qui e là, da pensare che la morte non esiste, perché quando ci siamo noi la morte non c'è e quando c'è lei non ci siamo noi. Neanche se hai 16 anni e il giorno prima i fascisti ti hanno detto che ti ammazzeranno all'alba perché sei un partigiano e hai solo il tempo di scrivere la tua ultima lettera alla mamma in cui le dici: non piangere, mammina cara, che io muoio contento perché ho lottato per la patria, per la libertà, per la giustizia, ho versato il sangue per il mio paese e per cose così grandi e non rimpiango nulla e valeva la pena e lo rifarei 100 volte. Peccato che non ho mai ancora baciato una ragazza e ormai non lo farò più. Neanche lui è pronto, in realtà. Neanche se hai avuto una vita piena, felice, abbondante di doni e di fortuna e di amore dato e ricevuto e hai 109 anni e ora dici: ok, va bene, posso andarmene in pace, è ora che mi riposi e chiuda gli occhi davvero. Nemmeno se sei di quelli che temono più l'eternità della finitezza umana. No, non raccontatemi palle. Non raccontatevi palle. No, nessuno è pronto.